Fino al 3 di dicembre, pochi chilometri oltre il confine elvetico, lo spazio Officine di Chiasso ospita la mostra di Giuliano Collina intitolata L'opera grafica Carmina Burana, a cura di Roberto Borghi e Nicoletta Ossana Cavadini. La mostra celebra il ventennale di questo lavoro che Collina ha derivato dalla sua lettura dei Carmina. L'esposizione, con molti eventi collaterali interessanti come per esempio l'esecuzione integrale della cantata scenica di Karl Orff dei Carmina Burana, si inserisce nel filone degli approfondimenti tematici che lo spazio Officina di Chiasso dedica ad artisti contemporanei legati al territorio in Subrico. Qui abbiamo il curatore, uno dei due curatori, Roberto Borghi. Roberto, questa è una mostra che molti magari a Como hanno già visto quando... Vent'anni fa. Pensa che l'ho vista anch'io 20 anni fa. È stata la prima volta in cui ho visto una mostra di Giuliano Collina. Mi ricordo, era novembre del 2003. Ecco, sono proprio passati 20 anni. Infatti è anche questa celebrazione appunto di un'opera che, tra l'altro, affonda le radici nel Medioevo, è proiettata anche verso il futuro, è un'opera senza tempo, vista nella sua interezza, se sei d'accordo. No, sono d'accordo, hai ragione, ha queste radici medievali nei Carmina Burana, appunto, i testi dell'Alto Medioevo, che un bel giorno Collina ha trovato raccolti in un volume, credo alla Ubic, per fare pubblicità alla libreria. Così ha aperto il libro, li ha trovati interessanti, ha comprato il volume e ha deciso di creare queste immagini che poi sono diventate delle incisioni. E questa mostra raccoglie le incisioni, queste 10 incisioni raccolte in una cartella che si intitola Carmina Burana, e poi raccoglie tutti i passaggi per arrivare all'incisione definitiva. In termini tecnici si chiamano prove di stato. Sono i vari passaggi per cui l'artista comincia a incidere la lastra, a stamparla, a vedere come viene, poi ritocca la lastra, ristampa, vede come viene, cioè quindi ogni incisione ha prima delle stampe, 4 o 5, che in questa mostra sono totalmente presenti. E questa è la novità. È la peculiarità. In questo punto di vista è una mostra quasi unica, io non ne ho mai viste altre, e ha un valore anche didattico per vedere come nascono le opere. Esatto, anche proprio così filologico. Esatto, percorso filologico completo, dal Carmina Burana scritto nel Medioevo alla musica di Orff, alle prove di stampa, al prodotto, non è bello dire, all'opera finita di Giuliano Collina. In più ci sono anche queste grandi... E poi appunto quelle opere lì del 2003, questo ciclo di incisioni nel 2003, dentro la testa dell'artista in qualche modo lavorava, creava dei rovelli, e l'anno scorso Collina ha deciso di riprendere in mano queste iconografie, questi soggetti, e di realizzare dei grandi disegni. In mostra ci sono anche questi grandi disegni che sono stati il futuro, virgolette, di Carmina Burana, lo sviluppo 20 anni dopo di quelle incisioni. E sono proprio dei bei lavori che fanno capire qual è oggi anche la sensibilità cromatica di Collina. Assolutamente, è un work in progress interessantissimo, proprio anche godibile dal punto di vista di come un'opera non muore mai. Nel caso di Collina c'è sempre anche un'evoluzione del suo stesso lavoro. Infatti è proprio la cosa più interessante vedere questo, come in un certo senso l'energia del segno e la scelta dei colori siano coerenti con il lavoro di 20 anni fa, perché queste incisioni sono state anche un po' un momento di svolta nel lavoro di Collina, una riscoperta del colore, anche una riscoperta di un segno più libero nel suo lavoro. E 20 anni dopo quella riscoperta ha dato dei frutti ancora più, in questo solco, no? Un segno ancora più libero e un colore ancora più sbizzarrito, potremmo dire. Bellissima questa parola che hai scelto. Allora, una domanda velocissima la facciamo anche a Giuliano Collina, che è qui con noi. Allora, c'è il Medioevo, c'è il periodo dell'inizio del secolo scorso con Karl Orff e poi c'è Giuliano Collina. Come questa linea, come arriva a concretizzarsi nel colore? Non ci ho mai pensato a una cosa del genere, non penso proprio di mettermi in fila con tanti precedenti.
C'è una cosa però, a me ha stimolato molto il Carmina Burana, perché ho ritrovato certi temi che io nella pittura avevo già trattato. E allora li ho rivisti, il fuoco per esempio la figura della disperata, di quell'uomo rannicchiato, così che, cioè il versetto del Carmina Burana dice soltanto tu non avrai diritto ad alcuna gratificazione e poi in breve tempo morirai, che a me pare una cosa che c'è dentro tutto il Medioevo, c'è dentro tutta la concezione anche moderna, ecco, e quindi io mi sono ritrovato davanti la mia figura sotto la pioggia che avevo fatto rannicchiata per altre ragioni. Ebbene, quella lì è stata quella che mi ha poi suggestionato.